la conduttrice di Uomini e Donne fa delle ammissioni sul suo carattere. L'omaggio a Raffaella Carrà e le parole sul DDL Zan. In una lunga intervista alla stampa Maria De Filippi ha svelato, tra le altre cose, alcune retroscena in riferimento ad alcuni protagonisti dei suoi programmi. La conduttrice di Canale 5 Ettari più volte ha ammesso di essersi sentita in imbarazzo per alcuni di loro e l'ha sempre dichiarato senza peli sulla lingua. Quello che spera è di averlo fatto con educazione. Negli ultimi anni abbiamo conosciuto un altro aspetto della moglie di Maurizio Costanzo, le sfuriate in diretta televisiva. Anche Maria è umana ed è comprensibile perdere ogni tanto le staffe. Più frequenti sono stati gli scatti di ira a Uomini e Donne. Memorabili sono stati i rimproveri dati a Nicola, un ex corteggiatore di Valentina Autiero, ma anche ad Armando Incarnato. A quest'ultimo gli ha dato del cretino. Stanca del modo in cui l'uomo tratta le donne che provano ad avvicinarsi a lui. Anche ad Amici ha perso la pazienza, durante le ultime puntate della fase serale ha richiamato i ragazzi perché poco inclini al rispetto delle regole. La De Filippi ha ammesso che alzare la voce in TV a volte le capita. Se però diventa prevaricante con chi è invitato le dispiace molto. Anche perché il ruolo che è prevaricante di per sé preferisce i confronti alla pari. Poi ha confessato: mi capita di farlo anche nella vita privata, dopo un minuto però mi passa e sono così cretina da chiedere scusa anche se ho ragione. Per il semplice fatto di avere alzato la voce. Immancabile un riferimento a Raffaella Carrà nel corso dell'intervista. La conduttrice era stata la prima a visitare la camera ardente della regina della TV. Accompagnata da Sergio Iapino, è rimasta in preghiera per alcuni minuti prima di lasciare la sala del Campidoglio. Con lei aveva un rapporto nato prima che la conoscesse, poiché la guardava in TV. 4 anni fa le è stato chiesto di partecipare a un suo programma e l'ha incontrata di persona. Era acuta, intelligente, sensibile, conduceva fingendo di non condurre, ristabilendo davanti alle telecamere quella che era la verità. Perché la Carrà è un'icona gay? Secondo Maria De Filippi, che porterà per la prima volta una tronista trans a Uomini e Donne. Piaceva al pubblico omosessuale perché magari ballava vestita da suora sexy cantando un successo dei Beatles con i ballerini svestiti che si muovevano come se fossero a cavallo. Poi raccontava di essere cresciuta da sola con la madre e questo le consentiva di dire che non c'è alcun problema in una famiglia formata da 2 uomini e da 2 donne. In merito al DDL Zan, Maria De Filippi ha rivelato che la libertà di espressione è fondamentale in una democrazia. Ma non è onesto confondere la libertà di espressione con la libertà di insultare, discriminare o istigare ad atti di violenza e, in un certo qual modo, giustificarli. Il dibattito sul decreto Zan ha assunto, come sempre accade in Italia, connotazioni e strumentalizzazioni di parte. Ma qui non siamo di fronte a una questione di parti o di partito, ma a una questione di civiltà.